Ciao a tutti amici e bentornati su The Legend of Zelda Breath of the Wild, episodio 34. Nello scorso episodio abbiamo conosciuto il mercante di mostri Kilton, che abbiamo trovato in questo posto qua, dove sì, questo qui era tipo qui sotto che scorrazzava, e abbiamo comprato, adesso ve lo faccio vedere se riesco a capire dove l'ho messa, questa maschera da Grublin, che ci permette di mimetizzarci quando siamo in mezzo ai Grublin. Mi sono rotto mentre parlavo. E non farci attaccare da loro. In questo episodio, che in realtà sarà forse un pochino lungo, dobbiamo fare una quest opzionale, come da qualche episodio a questa parte, però per completezza. Parliamo con lui. Salve, eh? Ah, che fatica. Che stai facendo? Abbatto questa casa, ne? È vecchia e nessuno ci vuole più... nessuno ci vuole vivere più. E allora la gente del villaggio Fintera la vuole demolire. Non dirò ne dopo ogni parola. L'ultimo che ci viveva se ne andò a prestare servizio al castello e non ha più fatto ritorno. Voglio comprarla. Boh, è inutile che lo dici a me. Se vuoi che non venga demolita, mi sa che devi andare a parlare col presidente. E il presidente si trova qui dietro. Che c'è? Che fai? Sto buttando giù la casa. Me la compro. Chiedi al presidente. E dov'è il presidente? Allora sei tu il presidente. Ciao. Ti serve qualcosa? Che stai facendo? Come puoi vedere, sto demolendo una casa abbandonata. Sai, di questi tempi è difficile trovare acquirenti, perciò gli abitanti del villaggio hanno deciso che era meglio buttarla giù. Compro il tutto. Ma che gli prenda questo ragazzo? Piomba qui all'improvviso e dice di voler comprare tutto. E va bene allora, lascia che ti spieghi. Vedi questa casa? È abbandonata da anni, e per questo gli abitanti del villaggio hanno deciso di farla demolire. Il costo di demolizione, con spese accessorie incluse, ammonta a 50.000 rupie. Perciò quando dici di voler comprare questo posto, stai parlando di sborsare 50.000 rupie. Te lo puoi permettere? È impossibile. Lo immaginavo. Anch'io alla tua età ero spesso al verde, perciò ti capisco benissimo. E va bene. Senti qua. Ho un affare da proporti. Per te farò uno strappo e mi accontenterò di 3.000 rupie. Ma c'è un però. Prima dovrei portarmi 30 fasci di legna. Dovrò farmi carico di un sacco di spese. Perciò, se ci siamo intesi, ora vai e fammi vedere di che pasta sei fatto. Ah, quasi dimenticavo. Miceda? Cercida? Fermatevi! Ricevuto! Ok, allora, io ho sia 3.000 rupie, 3.155 che ho farmato... Lasciate stare. Sia i fasci di legna, che ne ho... quasi 150, più le rupie, io penso di averci messo almeno 3 ore a farmare tutto, almeno, minimo 3 ore, e quindi compriamo questa casa. Se hai bisogno di parlarmi, puoi aspettare un attimo, giusto il tempo di prendere fiato, va bene? Ah, ok, va bene, cammina, mi sa che dobbiamo farlo andare al fuoco. Questo martello di ferro? No, ma non mi serve. Vorrei che ti svegliassi un po' però, Cerada. Veloce, siediti che voglio farti l'affare della vita. Eccoci qua. Ciao tesoro. Allora, sei pronto a consegnarmi 30 fasci di legna? Certo che sì. Perfetto, allora lascia che ti alleggerisca. Bene, mi hai dimostrato che fai sul serio. E ora, come promesso, ti venderò questa vecchia abitazione al modico prezzo di 30.000 rupie. Torna pure a parlarmi quando avrai sì o le rupie. Ciao tesoro. Sei riuscito a racimolare 30.000 rupie? Sì. Sul serio? Davvero hai intenzione di pagarmi ho detto 30.000 prima? Volevo dire 3.000. Una brava persona non si rimangia mai la propria parola, giusto? Infatti pago. Oh, ma va là. Che uomo che sei. Bene, allora lascia che ti alleggerisca un po'. Che simpaticone. Grazie dell'acquisto. Certo che per poterti permettere una spesa simile alla tua età, devi avere lavorato davvero sodo, sì. 3 ore. In omaggio ho aggiunto una rastrelliera per armi che mi era avanzata. Spero che ti torni utile.
Allora, il prossimo lavoro era... Ah sì, giusto, c'era quella cosa da fare. Devo chiedere a Miceda di andare a prendere abitabile un appartamento... un appartamento? Oddio, oggi non so leggere. Un appezzamento di terreno nelle terre di Akala. Ok, quindi... questa al momento è la nostra casa. Potete comprare la casa al villaggio Finterra. E potete... esporre comprando, potete anche comprare degli ammobili, io adesso non lo farò, però in teoria se io prendo tipo la spada da cavaliere posso esporre, come vedete, la spada da cavaliere. Poi andando qui fuori, sempre materiali eccetera, potete comprare degli immobili. Ho chiesto a Miceda di rendere abitabile un terreno situato nelle terre di Akala. Rendere abitabile? Sì, per espandere il nostro giro d'affari, capisci? Sto pensando di farlo partire a breve. Perché non vai a fare due chiacchiere con Miceda prima della sua partenza? Va bene. Che c'è? Che fai? Faccio pausa. Oh, senti. Ma poi, l'hai comprata la casa? Sì. Bravo, così giovane. Addirittura? Sì, vabbè. Che? Mi sa che me ne vado da qua. Perché? Mi hanno trasferito. Trasferito? Forse lo sai già, ma le costruzioni Cerada vogliono espandere gli affari. Incredibile. Sì, proprio così. E dove andrai? A nord, oltre il villaggio degli Zora, nelle terre di Akala. È lontano. Vabbè. Buona fortuna. Grazie. Vabbè, mi spiace ma io me ne devo andare. Perciò se hai voglia, vieni a trovarmi nelle terre di Akala. Vabbè, stammi bene. Mi è davvero passato attraverso? Davvero, Nintendo? Potevate... Vabbè. Allora, adesso abbiamo sbloccato la side quest. Dov'è? Non è apparso? Dovrebbe essere qui da qualche parte. Aspettate un secondo. Nelle terre di Akala, ha detto. Terre di Akala dovrebbe essere qui. Il villaggio dovrebbe essere qui. Esatto, in questo punto qua. Allora, nel caso mettiamoci un timbro, ma mi sa che prima dobbiamo parlare con lui, forse. Ciao tesoro. Bene, pare che abbiamo entrambi fatto un passo importante, diciamo così. Ma il tuo sguardo, amico, sembra dirmi che potremmo continuare così. Non c'è bisogno che tu apra bocca. Te lo leggo negli occhi. Hai appena comprato una casa vuota. Niente male. Mi piace il tuo sguardo deciso, mi ricorda me stesso da giovane. Sai che ti dico? Mi occuperò io stesso di creare qualsiasi cosa ti serva, va bene, esterni, interni, un sacco. Ora, come mai non mi sblocca la missione? Forse dobbiamo... Ah, ok, ovviamente, dovevo selezionarla. Va bene, allora io vado qui, in questo posto qui, e faccio un piccolo taglietto, ci vediamo direttamente lì, visto che l'episodio sarà abbastanza lungo, sarà pieno di tagli. Quindi ci vediamo lì. Eccoci qua. Allora, villaggio da capo. Ok, pensavo partisse subito la quest, ma non parte. Ah, vi ricordate questo posto, ragazzi? C'eravamo già stati. Vi ricordate? Era quell'isoletta che avevamo trovato in mezzo al nulla. Con la statua della preghiera. C'eravamo stati... Mio Dio, forse nell'episodio 17? Credo, quindi 20 episodi fa praticamente. Ehi! Ci si rivede? Ci conosciamo? Sono uno dei carpentieri delle costruzioni Cerada. Mi chiamo Miceda. Mi ricordo. Pure io. Che fai? M'hanno trasferito qua. E così ho deciso di costruirci un villaggio da capo. Villaggio da capo, capito la battuta? Il nome del villaggio sarà Villaggio da capo. Buona idea. Però, che succede? Ho già costruito il magazzino, ma da queste parti manca il necessario per costruire un villaggio. Cosa manca? Gente, roba, soldi. Ti aiuto? Non fa niente. Tanto a te che te ne viene. Chi è che ha scritto questo dialogo? Dico davvero? Sei una brava persona. Vabbè, comunque, se vogliamo invitare la gente, prima ci servono le case. Portami 10 fasci di legna.
Con quelli e la roba che c'è nel magazzino possiamo iniziare a fare le case. E ho 10 fasci di legna. Eccoli qua. Sei una brava persona. Tieni i fasci di legna. Poi c'è... Voglio liberarmi di questi massi, così posso fare i lotti. Allora, mi trovi qualcuno con abbastanza forza bruta da spaccare sti massi? Per la forza bruta, io sceglierei un Goron. Boh, spero tu riesca a trovare la persona giusta. Oh, e poi... Secondo la politica aziendale delle costruzioni Cerada, il nome deve finire per Da. Miceda, Cerada, capito? Non appena hai trovato chi sto cercando, venite qui al villaggio da capo, poi ci penso io. Allora, dobbiamo andare a cercare un Goron. I Goron stanno nella città dei Goron. Però questo Goron non si troverà nella città, ma si troverà alla miniera sud. Quindi io vado... Oddio, qual è il punto più vicino da cui calarsi? Sapete che forse... Forse dalla torre di Holdin. Ci vediamo alla miniera sud. Eccoci qua. Allora, per fare questa quest deve essere notte. Quindi riposiamo fino a sera e aspettiamo. Eccoci qua. Allora, dobbiamo parlare con lui. Bulda. Ora mi sto riposando. Che c'è? Chi sei tu? Io sono Bulda. Come puoi vedere, roccia, io scavo. Scavavo ieri, scavo oggi e mi tocca scavare pure domani. Ma io mi sono scocciato, roccia. Io, mi sa che non sono mica fatto per spezzarmi la schiena qui al buio. Ah, chissà se là fuori c'è un lavoro per me in cui posso utilizzare la mia forza e aiutare il prossimo. C'è? Eh? C'è, roccia? Dove? Dimmi di più. Il villaggio da capo. Villaggio da capo? Mai sentito. Roccia, dimmi un po'. Ah, nelle terre di Akkala. Il villaggio da capo. C'è qualcuno laggiù che ha bisogno di me. Le terre di Akkala non distano molto da qui. Bene, meglio che mi sbrighi ad andare. Grazie per avermi informato. Ci vado subito. Con Popunda. Dunque è deciso. Popunda, forza, andiamo. Eh? Eccoci qua. Ora dobbiamo, indovinate un po', ritornare al villaggio da capo. Ci vediamo lì. Eccoci qua. Ehi, mi hai mandato dei Goron. Bel lavoro. Come ti dicevo, la forza bruta dei Goron è innegabile. Stanno a spaccare quei massi come Ilia comanda. E poi si chiamano Bulda e Popunda, perciò non ho niente da ridire. Popunda ha iniziato a vendere i minerali che hanno trovato mentre rompevano le rocce. Non so parlare oggi. Vai a salutare, vai. Poi c'è... Prima di invitare altra gente a vivere qui, dobbiamo costruirci le case. Portami 20 fasci di legna. Con quelli e la roba che c'è nel magazzino possiamo iniziare a fare le case. Che ho? Ho 20 fasci di legna. Eccoli qui. Mi dai fasci di legna? Certo. Sei una brava persona. Poi c'è... Qui si lavora tutto il giorno, tutti i giorni, e le mie tute da lavoro sono ridotte male. Portami qualcuno che è bravo a cucire. Per i lavori di sartoria, secondo me tra le Gerudo trovi qualcuna che è brava a cucire. Boh, spero tu riesca a trovare la persona giusta. Oh, e poi... Secondo la politica aziendale, sì, deve finire per Da. Va bene. Ora, prossimo punto dove dobbiamo andare è il deserto delle Gerudo. Non alla cittadella delle Gerudo, ma al Bazar Arsur, perché si trova lì. Quindi io mi teletrasporto e ci vediamo direttamente lì. Eccoci qua, ragazzi. Savotta. E tu chi sei? Di un po', sei un voi? Vero. Chissà se mamma sarebbe contenta se le portassi a casa un voi così mingherlino. Vabbè, presentiamoci. Io sono Pauda e vengo dalla cittadella Gerudo. E poi sono stufa di queste usanze, non le sopporto. Quali usanze? Bah... Non sono cose che riguardano voi, Ilia, ma... Quando una Gerudo arriva alla mia età, tutti iniziano a infastidirla in mille modi. Perché? Non lo sai? Secondo le usanze Gerudo, raggiunta la maggiore età dobbiamo abbandonare la cittadella e fare un'esperienza altrove. Ora forse non sembra, ma io so fare tante cose.
Chissà cosa mi aspetta in futuro. Non so che esperienza posso fare. Tu hai qualche idea? Non disperare. Eh? Cosa? Così all'improvviso? Raccontami tutto. Miceda del villaggio da capo? Gli serve una sarta? Io lo so fare. Ma le terre di Akala sono parecchio lontane da qui. D'altra parte, se resto qui non combino niente. Forse mi conviene cercare un impiego in questo villaggio da capo. Grazie per l'informazione. Allora vado subito a casa a prepararmi per la partenza. Ci vediamo al villaggio da capo. Bene, anche noi ci vediamo al villaggio da capo. Eccoci qua. Ehi, mi ha mandato una Gerudo, grazie. Mi ha subito sistemato tutte le tute da lavoro. C'è pure un bell'odore. E poi si chiama Pauda, perciò per me va bene. Nel tempo libero si è messa a cucire altre cose, e ora ha un negozio di abbigliamento. Va a salutarla, va? E poi c'è... Prima di invitare altra gente, ci servono altre case. Portami 30 fasci di legna. Con quelli e la roba che c'è, sì, bla bla bla, va bene, ecco i tuoi 30 fasci di legna. Poi c'è... Ah, finalmente pare un vero villaggio. Perciò bisogna pensare alla logistica. Vorrei costruire un emporio, ma non abbiamo nessuno che lo sa fare, e poi non conosciamo nessuno. Cercami qualcuno che ne sa di logistica, e che sa come gestire un emporio. Per la logistica, i Rito sanno volare, sicché saranno bravi a procurarsi la roba per il magazzino. Boh, spero tu riesca a trovare la persona giusta. Oh, e poi? Secondo la politica, sì, solita cosa. Allora, adesso dobbiamo semplicemente andare al villaggio dei Rito. E questa volta non ho bisogno quasi di tagliare. Non ho bisogno, anzi. Perché dobbiamo parlare con una persona che è praticamente allo spawn. Quindi grazie al cielo, non ho bisogno di farlo. Spawn a Link. Perfetto. La persona con cui dobbiamo parlare è qui sotto. Adesso ci buttiamo perché fa freddo. Non è qui. Non è qui. No, ma è qui. Eccoci qua. Penda. Buongiorno. Sono felice che il colosso sacro Vamedo si sia placato. Ma ora ho un problema più grosso da risolvere. Mia mamma vuole che presto inizi ad occuparmi io della sua attività. Non ci posso credere. In realtà io non vorrei limitarmi ad aiutare. Vorrei avviare un'attività mia per vendere gli articoli che mi appassionano. Sto cercando il posto migliore per farlo. Conosci da capo? Villaggio da capo? Come come? Spiegami tutti i dettagli. Oh! Insomma, hai bisogno di qualcuno che gestisca un negozio per te. Nelle terre di Akala? Certo, è un po' fuori mano. Ma se posso avere un mio negozio, che mi importa dove? Va bene, ho deciso. Vado a dare un'occhiata. Forse dovrei preoccuparmi degli articoli da vendere nella mia bottega mentre mi dirigo verso il villaggio da capo. Grazie per il consiglio. Se ti va, fai un salto da me più tardi. Sarebbe stato più scenico se magari si metteva a volare via, essendo un Rito. Vabbè. E ora dobbiamo tornare per l'ennesima volta al villaggio da capo. In teoria ci servono altri fasci di legna in questo momento, ma dovrebbe essere l'ultima volta che diamo i fasci di legna. Sì, esatto. È l'ultima volta, ci servono gli ultimi 50 fasci di legna che abbiamo. E poi basta. E poi siamo molto vicini. Praticamente ci mancano solo due cose per finire la quest. Eccoci qua. Ehi, mi hai mandato un Rito, hai fatto bene. Ha aperto subito il negozio, dice che è una cosa di famiglia. E poi si chiama Penda, perciò per me va bene. Vende la roba che trova quando vola in giro. Vai a vedere, va? E poi c'è... Prima di chiamare altra gente, dobbiamo costruire altre case. Sì, 50 fasci di legna, eccoli qua. Sì, te li do. Senti, lo sai che io non sono il tipo, però... Mi sono fidanzato. Congratulazioni. Grazie. Con chi? Con quella là, Pauda. Che sorpresa.
non sono fatti tuoi. Allora, il fatto è che ci vogliamo sposare. Nel giro di 3 minuti? Vabbè. Però qua non ci stanno sacerdoti, perciò è impossibile. Mi porti qualcuno che ci fa da sacerdote? Se devo cercare un sacerdote, vado tra la gente santa. Io andrei tra gli Zora. Boh, spero tu riesca a trovare la persona giusta. Oh, e poi? Secondo la politica, sì, oddio, ci casco tutte le volte. Adesso dobbiamo andare al villaggio degli Zora che si trova qua. Esatto. E poi, seriamente, poi abbiamo finito. Perché ci manca l'ultima quest, che non è neanche una quest, praticamente questa è l'ultima quest. E poi abbiamo finito con l'episodio di oggi. Oddio, non ci credo. Allora, non dovrebbe nemmeno essere uscito troppo lungo, perché ho controllato il minutaggio, non è troppo lungo. Adesso la persona con cui dobbiamo parlare dovrebbe essere qui sopra, nascosta dietro le scale. Se ricordo bene. Mi sono fatto una scaletta del video, però ho tipo imparato tutto a memoria in realtà. Eccolo, dovrebbe essere lui. Ah, fa sempre piacere ricevere visite. Grazie per essere venuto nel villaggio degli Zora. Ma tu sei... Link! Tu che 100 anni fa hai costretto Mifa ad aiutarti e sei stato sconfitto dalla calamità Ganon. Gli anziani del villaggio che venerano Mifa parlano di te con aspro rancore. Dal canto mio, pur disdegnando la colpa, io non maledico la persona. Io ritengo che gli errori commessi in passato debbano essere perdonati, trascinati via dalla corrente. Link, ormai mi sono ritirato dalla mia funzione di sacerdote e ora conduco una vita lontana dalle preoccupazioni mondane. Tuttavia, da quando mi sono ritirato, le giornate sono monotone, come un mare senza onde, né navi all'orizzonte. Oddio, cavi. Trascorro ogni giorno nell'ozio, solo nell'attesa di lasciare questo mondo. Link, il mio animo è turbato. Ascolta, se durante i viaggi ti capitasse di incontrare delle coppie di fidanzati, vorrei che me le presentassi. Sarà l'ultima cerimonia, sì, conosco una coppia. Mi aspettavo che dicessi questo. Ora raccontami i particolari. Quel luogo. Il villaggio da capo nelle terre di Akkala. Le terre di Akkala non distano troppo da qui. Sarei felice di poterle raggiungere al più presto. Sì, certo. Ci penso io. È passato parecchio tempo dall'ultima volta che ho lavorato. Non vedo l'ora di mettere in pratica le mie abilità. Anche tu dovresti venire. Nel frattempo mi preparerò a raggiungere il villaggio da capo. Tutto molto bello, ma che cos'è questo? Ah, una lumaca silente. Va bene, ora torniamo al villaggio da capo e finiamo la quest enorme di questo video. Eccoci qua. Allora, il villaggio ha cambiato forma e io francamente non so più dove andare a cercare il tizio. Dov'è finito? Miceda? Oh, eccolo. Eccolo qui. Ehi! Mi hai mandato uno Zora. Grazie. Gliel'ho chiesto e lui ha detto che prima faceva il sacerdote. E poi si chiama Capoda, perciò per me va bene. Oh, sei in gamba. Chi se lo pensava che c'era uno che faceva il sacerdote che aveva un nome che finiva per Da? Poi c'è... Sì... Ah, vogliamo fare una cerimonia. Dobbiamo invitare degli invitati. Il presidente Cerada e il mio sottoposto Cercida. Io però mi devo preparare per la cerimonia. E ho un sacco di cose da fare. Li puoi invitare tu? Ma certo. Sei una brava persona. Conto su di te. Allora, so già dove si trovano... Per questo non ho chiesto l'indizio. Si trovano alla vostra casa del villaggio Finterra. Proprio davanti alla vostra casa. Quindi, cioè, dove li abbiamo lasciati praticamente 20 minuti fa, suppongo. Quindi andate lì, li richiamate e poi tornate al villaggio. Semplicemente. Non devo nemmeno tagliare, grazie al cielo. I caricamenti sono diventati un pochino più lunghi, cioè più veloci, non più lenti. Dobbiamo andare di qui. Esatto, perché è direttamente qui la nostra casetta. Ora possiamo fare... Cattiva idea, eh? Facevo meglio a attraversare il ponte. Buondì!
Cosa? Miceda si sposa? E vuole che io partecipi al matrimonio? È bravo, i miei complimenti. Ho capito, quindi devo solo dirigermi al villaggio da capo. Sì, per favore. Ci sarà da divertirsi? Allora... Cercida, si parte. Finalmente, stavamo aspettando. Bene, ci vediamo alla cerimonia. Ehi, li hai invitati a nome mio? Grazie. Allora, il presidente Cerada e Cercida stanno là a sgranchirsi il collo e aspettano. Iniziamo con la cerimonia? Ma certo. Capito. Mettiti in coda. Oh, finalmente parte una bella cutscene. Io posso rilassarmi per una volta. E godiamocela. Anche perché questa sarà la copertina, quindi... Silenzio, per favore. Sono qui per proclamare Miceda e la sua amata Pauda marito e moglie. Miceda, nel nome della dea Ilia, in salute e in malattia, vuoi prendere in moglie la qui presente Pauda e giuri di amarla e sopportarla nella gioia e nel dolore? Lo voglio. Molto bene. E tu, Pauda? Nel nome della dea Ilia, in salute e in malattia, vuoi prendere il marito... Vuoi prendere in marito il qui presente Miceda e giuri di amarlo e sopportarlo nella gioia e nel dolore? Giuri di lottare sempre in modo giusto e con sportività. Un momento. Questo sacerdote è un po' strano, non credi? Dici? Se tu non te la senti, lo giuro io. Davvero? Con sportività. E lotterò in modo giusto. Sì, lo voglio, Roccia. Sì, lo voglio. Molto bene. E pertanto, cari convenuti, gioite per questa nuova coppia. Vi auguro tutta la felicità del mondo nella vostra nuova vita familiare. Fatto. Per completare la quest mi sa che prima dobbiamo ancora parlare con lui e poi in teoria abbiamo fatto. Ehi, salve. Grazie per essere venuto alla cerimonia. Stai piangendo? Ci devo avere un bruscolino nell'occhio. E ora il villaggio da capo sembra proprio un villaggio vero. Se non c'eri tu, non si poteva fare. Grazie per davvero. Ah già, questo è per te. 3 diamanti. Cavolo, questi sono 1500 rupie, ragazzi, eh? Ecco cosa abbiamo trovato dentro i massi che abbiamo scassato. Pauda e io non ce ne facciamo niente. Prendilo. Perfetto, e abbiamo completato tutta quanta la missione espansione immobiliare. Ora, io direi che per questo episodio, ragazzi, ci possiamo anche fermare qui. Io vi ringrazio per aver visto questo video. In descrizione trovate tutti i link, Instagram, Telegram, tutto quello che volete. Commentate, condividete il video con tutti i vostri amici. E nulla, ragazzi, date un'occhiata agli abbonamenti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao a tutti.